non si ricorda, anche perché ho saputo che c'è un'altra manifestazione un po' metazzi, per cui quando non c'è niente, quando ce ne sono tanti, meglio tanti che niente. Comunque, allora, tra poco inizierà la commedia, ma prima... Centro di Rende, centro storico, che ci ha concesso l'uso della palestra, al sindaco di Rende, l'avvocato Marcello Manni, la palestra ci ha autorizzato la costruzione dello stadio, ai ragazzi della Rete dei Servizi che si sono prodigati nella costruzione del palcoscenico, fornendoci una mano anche per risolverci altri piccoli problemi, a Gasper Sottile che gentilmente ci ha prestato oltre 120 sedie, all'ingegnere Andrea Moglio per aver redatto un piano sicurezza, l'avevamo fatto questo quando dovevamo fare la commedia in piazza, perché questa commedia era stata offerta dall'Associazione Culturale Aria Nuovo per la festività della Madonna del Rosario, poi il tempo non ha permesso alla compagnia di aggiungere rete e quindi abbiamo spostato la data e questa sera faremo questa sera. Al nostro caro Don Domenico Solino che si è prodigato insieme a noi per la riuscita della manifestazione. Un caro saluto, lo voglio rivolgere con Zendino, alla compagnia della Tarata di Carolea, su Enzo Pitazzi, qua c'è Marco Lombardi, Marco Lombardi, hanno realizzato tante commedie, alcuni da genie, poi vi ringrazio ancora una volta. A tutti voi, certamente che siete intervenuti questa sera e che tra poco vi avverto, muore bene dalle risate. Realizzato la serata stasera e cominciamo. La concessionaria Carlomagno SRL di Aero da Monte si è incontrata lei con zona industriale di Reno. La Calabria Mancia dei Servizi Spa di Marco Polo contratta lei con zona industriale di Reno. Il ristorante Pizzeria Treccioline di Fabio Giraldi Company, Company sarebbe adesso Giraldi che sempre gentilmente ci accoglie. Poi Massimo Simone Costruzione via Alessandro Manzoni 56 in frazione da Venti di Montalto Q. Notaio Scordaglie in studio associato per Piazza Genova 5 di Reni. La ditta per ossigeno di Pirelli 10 Cassolino. Rivaio Tecnoclear incontrato a Patrulla Imperiore San Luigi Guarana. Ditta Metallumina di Michele Girardi incontrato a Pirelli Cassolino. Nel notaio Luigi Gisogno Diego Vuri Reni. Ecco qua, a questo punto non manca niente, manca solo che si inizia lo spettacolo. La commedia di stasera è Sotto Duarte, scritta da Federico Mancuso, dal titolo Mascoloni Papà, e verrà rappresentata dalla straordinaria compagnia teatrale La Torre di Torre Venezia. Accogliamolo con un grande applauso. Thank you.
Comunque, senti, mo, dimmelo più su, perché io sono una donna indignata. Quando mi ha chiamato stavo brunando e ci lascerà. A Parigi, ma tu quindi ci piace una sagra, ma ci piace un po' impazzire. Io ci metto il cannello. No, no, il cannello, no. Ho capito, tutti vanno. No, perché tu? Voi mi avete avuto cilizie tra le pasta con i lati. Non mi una bella cosa su tizio. Faccio un sottizio con le lati. No. Stop!
Però non ci stai bene più a sciare, ci sta una cosa carina, sì. Ma devi sei io, con tutte queste dita ho fatto due più due, quattro. E ho capito, ma lo stavo bene, è determinato. No, non traiamo conclusione affrettata. Fammi riflettere a me, che io sono una donna che ho studiato, e sai poi sei come te le sono tutte. Allora, mutandine rosa, sciare. Mascara. Sì, ci sono. Allora, tuo figlio è stato. E non bravo, però mi sa che è un po' più. Ma già ne hanno portati qua nel liceo, quindi la scuola di Teodoro, ma pare che
e si può sapere perché? Tutti i culo, dimenticazione, scagata, mantenendo la dignità del lavoratore. Allora fatti sciocco, perché sono chiuso di mentre, a carta igienica, con un fiore nelle gialle di fa. Guarda si scende. Sì. Io già non sono sulla carne nuda. Su ba- ah! Nuda!
Ma mamma mia, fanno poco quello che lo faccio a lei. Pura lui, pura lui. Quando è bella, bella. Signorina Chanel, lo facete vedere nella moda. Certo. Voi prevedete con una rosella e carezzetto. Sì. Sull'incavo del glutteo. Signorina, prego. Sì, sì, signorina. Ragione, scusate, i sozzizi sono io, non si fa mai. Senta, io non sono venuto qua per parlare dei vostri sozzizi. Ma non sono dei sozzizi, mi scorda anche di cucina. Prego, metta con me la sua capisci un giorno. Aspetta, se... Ma se, vediamo che cosa dobbiamo. L'onore di questa visita tremenda. Voi mi dovete scusare se mi sono introdotto di fretta in casa vostra, ma vi devo parlare di una cosa urgente. Per carità, senti però, e dite, non è vero, niente, si è curata per una volta voglia. No, no,
più. È finita l'eredità di Capocorno. Io non ho più domande. E allora, questo è uno scandalo che deve finire. È uno scandalo che deve finire. Ha ragione, ragioniamo la signorina prendendo in quel posto, sì. Prendendo, la signorina prendendo. Oh, io ragioniamo, signorina, che è innamorata a me. Ma che state dicendo? Ma io mi parlavo di subito della giornata. È tutto un effetto di così. Ah, ah, non si dice? Insomma, alla riunione di ieri sera il condominio è deliberato a maggioranza, è un fatto! Ma è andato in profondo! È un atto formale pubblico! Grandissimo impegnativo! Il condominio è la maggioranza! Oh, allora se c'è la maggioranza è infatti grave! Voto sì! Mio figlio! Vostro figlio! Suo figlio! Da scandalo! Da scandalo! Da scandalo! Da scandalo! Si è fidanzato! Si è fidanzato! Si è fidanzato! Si è fidanzato con un uomo, come mi dice lì? Ma che è un uomo giovane? Mi vergogno, sono per favore dentro questo palazzo. Ma quelli sono solo compagni di squadra, sono quelli amici. Ma quando mai? Sono stati visti l'altra sera e si scambiavano un gruppo di baci per uccidere e poi cambieranno a mano nella mano. E ma la Cristina era sotto me e io dopo di pochi ci vuole, è il primo che l'hanno maschio. Ma un maschio e una femmina, quelli invece sono due uomini. Basta, buttarlo come aspetta. Se la vera delle vie dal palazzo. Garibaldo, qualcuno non stava mai a portare, la delibera è fatta via, il voto del condominio supremo, la parlamento del Pino di Civile. Su, Giuseppe Maria, ma questo è un punto serio. Il fatto è che hanno voluto accedere un condominio in quanto genitore di pensione, ma io, in quanto non devo parlare, ci faccio venire, ma gliela do vita! Io, che c'è una parte, non è la delibera. Sì, c'è solo un punto. Thank you.
figlio. Ardo, guardate questa lì, sono tutto un tizzone. Le fiamme, le braccia, la rincia. E io ho tutta una bella risalata con te che era stata in bacia, così si blanca il brucio. Non scherzate, dovrei, non scherzate, perché il mio pensiero per voi è forte di un uragano, di un terremoto, è il più pericoloso tsunami. E che vi compiate la parola nuova? I vostri sono tsunami che a me non interessano. Io sono un bel marito e sono una libera testa. Ah, pure io, pure io. Pure voi siete una tenda? No, pure io, sono onesto. Ho tenuto dentro il corpo per troppo tempo. Per amore di Pasquale. Con lei che è mio, ho sofferto, ho patito, ho soffiato su una luce lunga. Ma ora basta, il livello del fiume è trasumato al suo letto. E poi, da quando avete fatto quella cura di una grande, non dormo più dormi. E quando le poche volte che dormo, sogno la vostra silhouette. La che? La vostra silhouette. Sacro femminile, dolce, armoniosa, con le piante sole e il seno che guardano all'insù. All'insù. Dopo tutto questo, donnari, ascoltatemi, donnari. Se io non mi concedete a me, in un oppresso carnale faccio 10 pazzie. Ah, oh, pazzia, ma tu mi dici? E mi fa come sta scoprendo te? Andate via! Andate via, diavolo tentatore, ma te ne sto parlando! Come mi eccita questa cosa? Questa paracosia? Sì, mi eccita, mi eccita. Ma se va? Dimmi la Dio, cosa vieni la rapante, questa acqua che mi spruzzi e acqua di colonia per compresso. Si chiama corpo della strega. Andate, mamma, non muovere i papi. Dai, spegni, che ti una cicatrice in modo che io? Sì, madonna, anche meglio. Questo è un tipo, ma chi è? Ma lui, si chiama, ma mi ha rimandato. Io invece no, io sono per un amore romantico, ma voglio che sia un amore romantico, per l'attesa che giunga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età. Fly, let's fly away.
Del fondo tinta o pure del pennellino? No, ma sono qui. Yeah.
vuole spendere i film su soldi da vita, mi dice, intanto è andato per suonare e fu suonata! E che cosa doveva suonare, scusate? Ma perché a me un bello? Perché a me un bello? Mi incazzaretto! Avete per suonare... Avete per suonare... La campanella della camicia! Via! La camicia vostra è una campanella! La mia sì, ho voluto intermoderno! Mi avvisa quando finisce il giocato! Chiama Daimer, quelli innocenti della mia fidanzata Chanel, la chiama campanella, quando finisce il fatto, quella suona. Mi ha suonato? Cioè, e quanto che si doveva fare? È stato fatto, eh? Ma che? È finito per scendere di mani giù? Era la triccia, era appena un significato, ma fu il signore Massa 93. Si vede che lui appena ci ha provato gli è venuto un colpo di stretto. Sono pesanti, certe lavatrici pesano più di 100-200 a coscia. Anche se ci sono lavatrici più leggeri, ma pensate voi, ma dico qua è ancora il non passo e vivo per l'Italia, poi vi state comprando della lavatrice. Oh sì, sì, l'importante che vivo, l'importante che io mi abitavo con un fiamma, avevo sentito il trambusto del professor della mia fidanzata. Credete, volevo chiamare qui per venire. Hai esagerato. Ma che lo so che la mia casa è molto violenta. Ma chiamami che la mia. E poi prendo pure lo spirito crudo e ti faccio un altro pezzo di trigatine. Poi ci sono quelle belle volte che hanno studiato. E così domani ritorno, si va con un fusto. Lui diritto con un fusto? Beh, io ci credo proprio poco. Signor Nascente, è un sogno chiuso da giovane. Ma lo sono fatto quello che vuoi fare, dice che sono stata bella. Si capisce, io quella volta ce la conosco molto bene, quando il movimento fa drum, 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 sbatte, vibra, si rivela. Ma perché? Ma capisci pure tu alla matita della signora Chanel? La conosco un po' tu, sì, e si potrebbe dire che è una lavatrice condominiale. Insomma, è io che la faccio bene, la lavatrice. E non dobbiamo sforzo, ma sta bene. Non mi preoccupare, io ho portato il tuo libro e il vostro regno. Adesso faccio una benedizione. Sì. Benedizione, per quelli che la faccio. No. Sì, invece di più. Prego, signora, di queste deve fare il buon gioco per il sogno. Poi funzioni, passaggi da lezioni, è un capo di lancia di giorni dopo aver visto di prima. Grazie assai, felice che andiamo. Sì, andiamo di sopra, amore mio, che hai detto giusto io. Tu sei restituito. Io? Per la regnante sei legato. Ah. Per adesso sicuro, chiamo Rocco, ah. Idraulico, quello a cui va non così, che faccio giustare la tua. Sì, ora andiamo, ma dal fatto il vostro figlio che è molto meglio non si accetta, non c'è più che lì. Pasqua, riguardati e non lo fare più. Che cosa lo deve fare? Madonna mia, certe cose,
non può fare, solo io con questo vivo statutario posso permetterlo, solo io con la mia forza. Dai, va! Ma perché il signore non lo sopporto più? Lì, scusa! Aveva ragione, ma quando diceva che la carne non è da carne, un vino non è sano, in certa notizia non è di corpo. Ma a proposito, no, voleva dire che un governo, un condominio, non si accettano certe porcherie. E va bene, parlo. Parlo perché non ce la faccio più a portare questo peso chiuso dentro. Devo confessare a mio padre una cosa, sicuramente lui mai lo trova. D'altronde non è stata nemmeno colpa mia, è stata la natura matrigna che ha operato. Sono stati i cromosomi che hanno agito. Sì, papà, io sono, lui è! E il padre del bambino, che Carolina non ti credo. Ha fatto la parola, non sono mai incinta. Ah, questa voce è incinto. Ma che cazzo hai capito? Gustavo ha fatto la parola, non sono ancora quella sua di Carolina. E non Carolina è incinta. Comunque, qualcuno ha fatto la parola. Però non la dirmi nella rotella che se ne fa. Comunque, Julio è un cioccolato. Thank you.
piace di sempre la cucitura che cucina. Bene, per cerimonia, per parti. Sono troppo stanco.
l'elettrica. Sì, sì, proprio da quell'elettrica. E te quando la sorella sta per diventare la nonna, perché non si può proprio l'altro abito, perché? Sapete, per due massaggi alla cervicale.
Ma no, questa casa di gente fa l'erba, come avrei tutti io con i palloni. Ma sì, io con i palloni. Sono tutti senza filo, non ci cani un dè. Ma io con i palloni, non lo sbaglio, io sono in senso, non lo sbaglio. Ho sentito quelle orecchie che diceva la signorina che si doveva fare quello che lui suo uomo. Ma lui, ma non è vero. Io ve lo devo per intendere la vostra casa. Fatto che si frequenta con questo tavolo. Ma per carità, adesso che mi chiedo come stava, già te lo provo perché ce ne vieni, ma è proprio comincia se la tiene per lui. Io lo devo per intendere la vostra casa. Un fatto che era partendo per quella che è. Gesù Giuseppe si prende il marito. Avete ragione. E un'altra cosa, dove sta? Quando ho saputo che aveva messo in città Carolina, sono rimasto molto bene. Davvero? E ho tirato sul pezzo di un disoniero. E non lo vedo! Non deviene con Pascale, con Tazzolo. Io mi saluto con Pascale. Saluto a voi, Pascale! Una cosa che vuoi su, vuoi giungere anche tu! Esatto, non ha detto mo che la pascetta era il mondo mio. E mo, però, la sua non ci fare niente, non è come mi sta ammazzando, no? Ammazzare un croce, e come ti dà la famiglia su mia, piuttosto lo ammazzano quello. Chi ti sta parlando? I bambini! Oh, non devi mettere giù il mufero di danza della casa che è, appena più, le faccio un uscio e busso in casa, se l'hanno potuto fare, le faccio una danza lì, che ho fatto un buco lui e tu parla anche da me. Ma tu, e che ne è che ti abbia creduto che si ti sta per parlare? Io mi pensavo, sì, alla tesi. Io mi pensavo che tu stavo parlando di Fiorella di Flora, no? Di Fiorella. Di Fiorella? Ed io avessi sentito ad ammazzare la Fiorella. Guarda la visione. Ne dite che ammazzano a me? Tu sono la causa di un bruciato quello di me. Se mi pensi una cosa che è. No. Beh, fatti un tempo. Aiutami a ammazzare. Che avevi detto una via sul cuculetto che mio papà è stanco, in quel posto decimo la madre mia, ieri a mangiare aiuto mamma da zero, so che ti aiuto a zero. E poi c'è andiamo. Senti lì, per il prodotto, che ci comodo che ti facciamo un zibozzano, che ieri a mangiare. Camino, camino, mi meraviglia un proietto della mia! Il dovere non più vale da un altro! C'è tutta gente che mi sento la porta aperta con tiramini da buona cadere da sta casa! E lo so io, lo so, con tutte queste straniere al papà che ha fatto girare a violentare le nostre donne, terra, a porta aperta, terra. Ma vedi, il straniero non ha niente a che fare, casa di Gesù, valuta il suo piano, e violentare il mondo. Potrebbe essere, potrebbe essere. Ma tu, che ci fai? Io? Non è che sei venuto? Perdona di vita. Io? Ma quando mai? Io sono qua. Per il mio compagno Gustavo, insieme dobbiamo studiare l'antropologia. Eh sì, studiate, però dovete fare pure un po' di sport. Siete bianchi, deboli, sembrate una luce. Guarda me, con questo fisico, guarda. Due cannoni, due bazooka, un corpo eccezionale. Sembra un
sembro un caro armato. Sì, un caro armato. Ma scusa, ma voi siete dotati di luce così su tutto un corpo? Modestamente. E qui? Sì. E qui? Sì. E qua? Sì. E qui? Sì. Ma scusate, voi tu grande, al posto di un muscolo, al posto di aver cambiato un muscolo? Sì. No, cioè, ma non è che mi state prendendo per il culo. Io? Ma quando mai? Gusti, Gusti, ma dove sarà? Sarà andato sicuramente da quella sciacquettina che aveva, ma che prego, chi dico, le orecchie? Per Dio, perché no? La bussa!
una doccia fredda, perché qui? Eh sì, perché? Lo so io, perché? Lo so io! Per diventare Elina. Come si fa un concorso di Elina alla regione? E certo, il nostro governatore, l'onorevole Sciacquetta, che Dio lo abbia in gloria, per conto della disoccupazione di Elina, sta organizzando su un concorso per 550 posti. L'onorevole Sciacquetta, grande uomo di sinistra, benefattore del popolo. Sta organizzando un concorso per 150 posti come portaposti. Poi organizza uno stage per 200 posti come Elina. E l'ultimo, ma non per importanza, anzi, sta organizzando un corso speciale per soli 22 posti come Sciacquina professionale. Sciacquina professionale? Sciacquina professionale, dottore. Sì, il nostro governatore qui è un uomo di cultura, ha capito bene che i nostri dirigenti della regione, per la regione, devono rilassarsi. E quindi tra una seduta e l'altra del consiglio è la sciacquina professionale. E si dice the snap. E si dice the snap. Slip the snap, capitano, 5.000 euro al mese, no, con tutte queste brillanti prospettive di lavoro che abbiamo avuto, io faccio sposare mia figlia per lui, che è un vostro figlio di mia. Chi la indegna alla carriera, anche per crescere il picciolo di brazzo. Che poca, voglio una bottiglia, assassino. Si possa, Gino, non faccio. Mia figlia Carolina è come la Vergine Maria. Meravigliosa. Immacolata! Perché vostro figlio Gustavo è la tocca da mamma qui? Ma che cosa stai dicendo? Niente, stava dicendo il caduto. No, non so! Come no? Io sono! Dove sono? Chi? 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 Ch
Basta! Silenzio! Fermi! Adesso parlo io! Premesso che io sono lo forte! Il boss! Silenzio! E vabbè! In 10 minuti in questa casa dovranno assistire! Uno! A un tradimento della regizia con annesso tentativo di stupro. Due, un palese cedimento femminile con tentativo di corna. Tre, la vendita all'asta dell'onore di una figlia. Quattro, il consenso a fare abortire una ragazzina. Cinque, una maialata scoperta in fragante e ricoperta subito senza il naso. Che stai dicendo? Non puoi permettere, eh? Fatevi finire. Senza contare il razzismo peggio e schifoso di chi vuol criticare un essere umano nascondendosi dietro al materialismo, al moralismo, al falso senso del pudore. Ma sappiamo che il pudore sia quello delle vicine non riesco. Ebbene, detto ciò, io mi comunico che sono io. Noi siamo noi. Dunque, dicevo io, mi riferito studente universitario, sono froce, gay, chiodo, ma sempre un testo. Sono pure un nuovo ragazzo e voglio tanto bene a questa fedele di famiglia d'arte, ma soprattutto che ne voglia Gustavo, che amo sin dal tempo delle scuole elementari, anche io non mi amo. Ma che stai dicendo? Mi chiamo Gustavo! È normale! No! Marco! No! Pure io sono normale, vedete, due mani, due occhi, due gambe, ma soprattutto un cuore, sì, un cuore che batte come il vostro. Lo avete inventato voi e la società, che una persona che ama uno del suo stesso sesso è sporco, è diverso, è pervertito. Gusto, sei tornato, dite amore mio figlio, che tu sei tutta la mia vita. E io sono tuo figlio, ti sono cacciato da questa casa, non ti amore mio figlio. Parla, non sta a parlare, e c'ha superbe che sta dicendo lo so che imbalda. Costa, ma che ne senti di religione? Tu, piccione. Costa, che c'è? Che c'è? A tutti i denti, che c'è la mamma di tu? A papà, che c'è? Tu, sei normale. E bene, che c'è? Io. Io non è vero che mi dispiace. Gusto! Sei tu che hai preso insomma. Hai scambiato la mia considerazione, il mio affetto per te, per tutt'altra cosa. Ma non è come dici. Mi dispiace perché io sono, a differenza tua, io sono normale. E vabbè, dopo se gli avresti domiciliari sono di fuori, la gente, il mosso, se ne va, esce dalla vostra vita, a passi leggeri come verità, siete imperati dalla malattia, del caldo, addio. Che volevo dire, come al
Guardi, io non ci sono più di realtà. Comunque, caro mio vecchio, sì. Adesso andiamo su. E per tutti gli altri che mi mancano, mi dà tanti bacini, tanti bacini, tanti cuciosi. Sì, andiamo di sopra, bravissimo. Tanti bacini, cuciosi. Andiamo. Ah, non so bastare. Mi ricordo che dopo il ruscitamento ti tocco pure il saluto. Pure io, me ne vado a destra. Sono più una doccia, due, tre, quattro doccerette. Sì, capirei che pure che la siamo parte ufficiale, sì. E beh, la cattina, vuoi stato mandare da poco? Sì. Ma che no? Tu non è che era tutta svanita, sbalbita, scicchiacchianta. Tutta è fuori, quella del 5 maggio, eh? Sì, svanita, scicchiacchianta, sbalbita. Io, era il tuo punto intelligente. Ire ha troppo intelligenza, ma c'è un po', sa un po', se doccia, salti, poi pensa a come si arriva. 5.000 euro al mese per fare la vita. E tutto, e mi tirano per il prezzo giusto. Ma per me, se non ci fa. Perché ti voleva vedere feroce,
duro, cattivo. E quando tu potevi fare questa, che avevi fatto a botte con le tue compagne, e avevi affuggito, che te l'avevo preso perché ti voleva chiudere forte, e ti ce la sei in terra, non sta. Non sta. Vediamo da me, e dicimi del caso, perché lui è più scemo, stupido, ci ha chiesto scusi tutto quello che ci ha detto e tutto quello che ci ha fatto. Lascia stare, papà, lascialo stare di me. Quindi era solo un amico, devo no, non può stare, può stare, vediamo da me forte un caso, e pure tu ci ha chiesto scusa, può stare. La sua corrispondenza della Mulana, corrispondenza di sua, che mi pensa di sapere un po'. L'ambulanza. Un medico, nessuno, non serve più nessuno, non serve più perché era tutto un blocco di cattiveria e di ignoranza che aveva proprio il cavo qui, sul palco, sul stomaco, ma non bisogna lavorare. Questa, tutto il cavo del mondo era la tua vita per lì. Sì, ma per me, perché secondo me la felicità era di vivere. Era vero da. Ma di vivere qua? Ma che cosa vedi tu che stai diventando vecchio? Ciao! Ascolta tu qua! Devo fare! Ma nonostante tutto ancora mi piace che se ne esce pace! Cos'è? Guardiamolo! Compagno! Uomo qua! Amica! Amico, un danzetto, o una danzetta. Insomma, come faccio a me? Ci chiamiamo amore. E chi butta pugni? E pensa, vai, avete per me e ti devi nel caso.
fare prego. Allora, di nuovo complimenti a questa magnifica compagnia teatrale, sono veramente bravi, non sono una compagnia teatrale, io l'ho assistito e non posso pure sdevare, ho fatto parte della sede teatrale come il giurato, ha contato 10, 11 non c'era. Sabato 6 ottobre in occasione della festività del Rosario e poi mal tempo non si trovo con essere più a mente, l'abbiamo fatto stasera e quindi la congregazione, qua c'è il nostro caro padre Don Domenico Sorino, credo una piccola tarda a ricordo di questa sera, quindi invito grazie a Don Domenico Sorino. Permettetemi intanto di ringraziare anche chi ha lavorato dietro le quinte, il nostro direttore di scena, il Zanarino che abbiamo qui sul palco, il nostro regista che è diventato oggi anche come attore per il concorso, l'aiuto regista più o meno a Michele, al service creato con le tante. Professore, professore, siamo qua. E naturalmente noi ringraziamo il Ruggero Giaggio per averci invitato. Ringraziamo voi per l'accoglienza, l'associazione Aria Nuova e tutti quelli che hanno collaborato, contribuito. Vi ringraziamo di cuore, il parroco. E noi siamo stati benissimo qua, quindi grazie a tutti. Voglio salutare gli amici di una compagnia sua, grazie per essere stato con noi qua, grazie. E leggiamo la... attraverso un media divertente, interpretando il corrado, maestria, sviluppa temi sociali importanti, rivalutando nel contempo il teatro, la maniera di fare la testa.